aiutarmi con le diapositive. Presidente, moderatori, grazie per avermi invitato e per portarvi la nostra esperienza su quello che è uno studio che noi abbiamo fatto. Su quello che è uno studio che deriva da quella che è il sentire oggi della comunità scientifica, non solo neurologica, che guarda con grande attenzione a questo problema, ma a quella che è la nostra comunità, cioè la comunità cardiovascolare. In un recente congresso a Londra, c'è il grosso, la più importante vetrina europea della patologia cardiovascolare, in un contenzioso, tra virgolette, pro contro, è stata chiesta all'audience una cosa importante: se secondo l'audience, secondo la comunità scientifica europea e anche internazionale, se la CCSVI esiste. Questa distanza di 5 anni, dopo tutto quello che avete sentito, dopo tutta questa mole di studi, ebbene il 70% di cultori della patologia vascolare hanno detto no, non esiste. E questo è stato anche in parte ora confermato dallo studio Cosmo, che ha portato, credo, un po' meno del 4% l'incidenza della CCSVI nei pazienti con sclerosi multipla. Questo, in altre parole, che cosa vuol dire? Vuol dire che un problema ci deve essere, perché non ci possono essere studi che danno un'incidenza del 90%, come avete visto, e studi che danno il 3%. Uno dei punti critici principali è quello che c'è scritto lì in basso, scusate le diapositive in inglese, non ho il tempo di tradurle, è che ancora oggi non esiste un esame di secondo livello non operatore dipendente, cioè un esame che in qualunque parte del mondo, e chiunque lo faccia, può dimostrare in maniera inequivocabile l'esistenza o la non esistenza di una patologia. Sapete tutti come oggi l'esame principale è l'ecocolor Doppler, sapete tutti come questo esame ancora oggi non tutti i criteri vengono condivisi e non tutti hanno l'expertise per capire, per cercare di vedere le cose giuste. Quindi quello che noi abbiamo fatto è quello di capire se, facendo un'analisi retrospettiva di un certo numero di pazienti che avevamo fatto in una certa maniera, se la venografia con catetere, mi fa partire prima, se la catetere che è da sempre considerata il gold standard per la valutazione morfologica, vedete qui una giugulare destra, che si assottiglia al di sotto di un lembo valvolare, ma lì in realtà chiamiamo noi stenosi, ma lì non è una stenosi, quella è semplicemente una vena acquattata al di sotto di lembi valvolari. Indubbiamente la flebografia ci dà delle informazioni morfologiche importanti, ma il nostro obiettivo era un altro, era capire se la flebografia era in grado di darci delle nozioni emodinamiche, cioè cercare anche di capire se quello che noi vedevamo un po' con lo studio che hanno fatto loro, di capire se le variazioni emodinamiche che vedevamo a Doppler erano riproducibili con la flebografia. Vedete qui a destra, sempre una giugulare destra, quella che noi chiamiamo reflusso, il flusso invece di scendere verso il cuore sale su verso il cervello, e qui a sinistra, andiamo avanti, vedete quello che all'ecocolor top si chiama blocco del flusso, cioè il contrasto che colora il sangue, prova a scendere nonostante noi invitiamo la paziente a respirare, quindi a favorire il deflusso venoso, in realtà il sangue non va da nessuna parte e resta all'interno della giugulare. E quindi abbiamo fatto questo studio dal giugno 2011 al marzo 2012, 312 pazienti affetti da sclerosi multipla con diagnosi ecocolor Doppler di CCSVI, e abbiamo cercato di vedere due cose: uno, se eravamo in grado di determinare dei parametri, dei cutoff di flusso normale e flusso ritardato delle giugulari, e l'altro punto è se c'era un razionale di trattare queste lesioni,
cioè se l'angioplastica riusciva in qualche maniera a modificare il ritardo del flusso. Questo è, diciamo, lo studio. Abbiamo cercato di mettere a punto una metodica il più operatore indipendente, quindi abbiamo standardizzato tutti i passaggi, abbiamo automatizzato tutti i passaggi, abbiamo cercato di usare sempre gli stessi materiali per minimizzare quelle che erano, non sto qui a descrivere gli effetti tecnici, mi fa partire questa immagine per dire che abbiamo cercato di riprodurre un esame di secondo livello che era non operatore dipendente. E quindi vedete qui delle caratteristiche di questo studio. Sulla base di precedenti flebografie che noi avevamo fatto per altre tipologie di pazienti, per pazienti con insufficienza renale a cui dovevamo mettere delle catetere venosi centrali o per altri tipi di patologie, avevamo avuto la possibilità di studiare il flusso, cioè la clearance del mezzo di contrasto nella giugulare, e avevamo visto che il tempo di transito del mezzo di contrasto attraverso una giugulare variava intorno a un secondo punto 5 più o meno 3, quindi per non correre il rischio di includere dei pazienti in questo gruppo abbiamo considerato normale il flusso entro 2 secondi. 2 secondi è tanto, cioè il tempo di transito del mezzo di contrasto nella giugulare. Tutto al di là di quello che era 2 secondi l'abbiamo considerato flusso moderatamente ritardato e flusso severamente ritardato. E questo è quello che abbiamo trovato, che la prima è right internal jugular vein, sarebbe la giugulare destra e la giugulare sinistra. Vedete come nel 19% dei casi c'era un flusso normale nella destra, nell'11% dei casi un flusso normale nella sinistra, mentre la stragrande maggioranza dei pazienti avevano un flusso anomalo nella giugulare di sinistra e nella giugulare di destra. Quindi analizzando meglio questi studi abbiamo visto che il 90% dei pazienti con sclerosi multipla avevano almeno una giugulare con flusso ritardato, e che il 79% dei pazienti avevano un flusso ritardato in entrambe le giugulari. Quindi questo in aperta antitesi a quelli che sono i risultati del Cosmo, ma questa non è voler fare polemiche, è solo quello che noi abbiamo ritrovato. E il 5% nel nostro studio è la percentuale di pazienti che hanno un flusso normale e non quelli che hanno la CCSVI. Quindi vi rendete conto come ancora una volta l'ecocolor Doppler è veramente un esame che lascia molti dubbi. E questi sono i primi dati importanti. Noi abbiamo inviato il nostro file alla Mayo Clinic, abbiamo da noi lì un nostro collaboratore che lavora lì, e gli statistici della Mayo Clinic ci hanno dato le prime informazioni. La prima informazione è che la severità del flusso è presente all'inizio dell'onset, cioè all'inizio della sintomatologia clinica dell'MS, e che non varia nel tempo. Quindi per rispondere alla prima domanda, la sclerosi multipla non sembra interferire con la CCSVI, ma è la CCSVI che è presente all'inizio della malattia. Un altro aspetto molto importante è che, questo l'ho già detto, che la severità del flusso non è correlata né al tipo di sclerosi multipla, né all'età del paziente, né al grado di disabilità. Cioè la CCSVI sembra un fattore indipendente dalla sclerosi multipla. Questo non vuol dire che è la causa, ma è sicuramente un fattore che non viene influenzato dalla sclerosi multipla e che è presente all'inizio della malattia. E credo che questo sia un primo dato abbastanza importante fatto da un gruppo di statistiche, credo che non possa essere messo in discussione. Per quanto riguarda la PTA, questi sono ancora dei dati preliminari, cosa noi riusciamo a fare? Riusciamo a fare sicuramente a ottenere un bel risultato morfologico, ma non è lo scopo del nostro lavoro ottenere risultati morfologici. Lo scopo del nostro lavoro è quello di migliorare l'emodinamica di questi pazienti, quindi di migliorare questo flusso ritardato, questo flusso che stenta a venire via dal cervello. E vedete quello che riusciamo a fare, che solo nel 40% dei pazienti
il flusso torna normale dopo l'angioplastica, mentre un 30% dei pazienti resta con un flusso ritardato. Quindi, in altre parole, l'angioplastica, sebbene riesce a ottenere molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, un buon risultato di tipo morfologico, solo nel 69% riesce a migliorare il flusso e solo nel 40%, almeno nelle nostre mani, probabilmente ci saranno mani migliori delle nostre, a normalizzare il flusso. Questo però non vuol dire che il paziente non ha mantiene un flusso alterato, e questo vi spiego perché. Perché ci sono alcune diciamo, comorbidità o fattori associati che possono determinare questo ritardato del flusso. Uno è una cosa che abbiamo notato, e credo che sia qualunque neurologo lo può confermare, che i pazienti con sclerosi multipla hanno una ridotta capacità respiratoria, cioè perdono nel tempo proprio la capacità di respirare, ma è una cosa che cerchiamo di spingere i pazienti e i fisioterapisti a cercare di riprendere il più possibile. E l'altra è che la PTA sicuramente non può cambiare la natura della vena, non può rendere una vena ipoplasica una vena normale, cioè una vena piccola farla diventare grande, e soprattutto non può cambiare quella che è l'area critica del nostro trattamento, che è l'area giunzionale, che è un'area di un po' più stretta di quella che è la parte superiore, che viene chiamata bulbo, dove tutti ci accaniamo a cercare di rompere quest'area, che invece è un'area fisiologicamente più piccola. E un altro punto molto importante è quello che dicevo, che probabilmente la ridotta percentuale di flusso normale nei pazienti con sclerosi multipla è derivata da un processo fisiologico, che è un processo di compenso. Quando le altre strade del sangue sono chiuse, siamo costretti a prendere le strade provinciali, e fortunatamente la natura nostra è grande, quindi sì, mi fa partire le prime, fate partire. Si vede come si vengono a formare dei grossi circoli collaterali, vedete dove c'è il catete, dovrebbe essere la giugulare, ma in realtà gran parte del sangue prende un'altra strada. In alcuni casi, mi manda la seconda, dopo l'angioplastica riusciamo a modificare il flusso, cioè a riorientare il flusso nella giugulare, ma non è sempre così. Avanti. Va avanti. Vado io. Ok. E un altro aspetto molto importante è che i pazienti che avevano presentato un flusso, la persistenza di un flusso ritardato post-PTA, hanno avuto una maggiore incidenza di relapsing post-PTA, perché un'altra cosa che si dice, che si era detto, che l'angioplastica ferma in tutti i pazienti la progressione della malattia, purtroppo questo non è vero. Una certa percentuale di pazienti mantengono la malattia si addormenta, ma non tutti i pazienti, non c'è progressione di malattia. E nella nostra esperienza, su tutti i casi che avete visto, abbiamo avuto 27 pazienti che hanno avuto un'esperienza di ricaduta, di relapse, che ha richiesto il trattamento con bolle di cortisone, e la stragrande maggioranza di questi avevano una persistenza di flusso ritardato post-PTA. Quindi, in conclusione, la conclusione del nostro studio è che sicuramente c'è una grossa associazione tra il flusso ritardato giugulare e la sclerosi multipla, che il flusso ritardato è sicuramente presente al momento dell'onset della malattia, e che non correla con nessuno con il diverso tipo di sclerosi multipla, con il timing della sclerosi multipla, con l'età del paziente e con la disabilità. Sembra nelle nostre mani un fattore totalmente indipendente, e che la PTA purtroppo riesce sempre nelle nostre mani sia a migliorare il flusso nel 70% dei casi, ma lo normalizza solo nel 40%. E quindi, un pochino per sdrammatizzare, il mio suggerimento è quello di non guardare solo, di guardare l'aspetto emodinamico e non l'aspetto morfologico, anche se obiettivamente è molto interessante. Grazie.